Benvenuti nello spazio Book Sprint Edizioni in diretta dalla Biblioteca Nazionale di Roma. Ospitiamo eh, Gino Ghioni. Benvenuto Gino. Beh, grazie. E questa volta parliamo di poesie. Finalmente parliamo di poesie. e ehm, Facciamo in maniera sublime con te... Mh, e vorrei partire subito dalla copertina, perché sono incuriosita dalla spiegazione e voglio condividere con, con chi ci segue la spiegazione di questa uh, copertina perché il libro è mendacium, sì. che significa. È una parola latina che significa bugia, dubbio, inganno, e è associato a uno strato di un filosofo greco, Aristotele, che è esattamente. Le, il contrario di quello che poteva essere il dubbio, il, uh, la bugia, il danno. <coughs> Tant'è tant vero che nel Medioevo c'era una frase famosa, Ipse dixit, cioè l'ha detto lui, lui era il depositario della verità. Quindi io ho messo invece Mendacium, che è il dubbio, l'inganno, a fianco. Questo perché? Per mandare un messaggio che noi siamo sempre... Combattuti tra quella che è la verità o quella che pensiamo che sia la verità e quello che invece la verità non è. Noi continuiamo a cambiare nella nostra vita, cambiano le situazioni, cambiamo noi. Questi continui cambiamenti ci portano a vedere delle cose in un modo mentre prima le vedevamo in un altro modo. Questo continuo cambiamento è difficile da gestire, è come mettere un po', come diceva Piero Angela le scimmie nella stanza dei bottoni, mm. cioè mettere persone che travolte dai continui cambiamenti non sono in grado di produrre decisioni idonee alla soluzione dei problemi. Questo okay. lo, mm. lo vediamo in termini politici, storici e così via. Qui invece mm. si vede a livello personale, mm. dove il concetto è che io posso ingannare te In questo momento io vi sto ingannando. <ride> Voi non lo sapete. <ride> Ma probabilmente anche. Tu mi stai ingannando, eh! Ma no, però, diciamoci ma... delle belle verità invece. Parliamo di queste poesie che sì. parlano veramente di, di tutti i sentimenti. C'è so, un po' di tutto. C'è l'amore, c'è la rabbia. C'è l'amore, c'è la rabbia. C'è i eh, sentimenti, emozioni che ogni uomo incontra. Però tutto questo va visto sotto due aspetti. Primo aspetto. L'immersione nella natura, cioè per me la natura è importantissima, in quanto è nell'ambiente naturale che noi ci realizziamo. L'ambiente naturale, un fiore può avere un significato, una montagna, hanno dei significati che, non, al di, che vanno al di là del loro essere fisico, della loro essenza fisica, ma sono, arrivano a livello spirituale a modificare. E questo è un aspetto di, delle poesie. L'altro aspetto è il mendacium. Quando io leggo le poesie nelle riunioni che abbiamo fatto e così via, eccetera, negli incontri col pubblico, io gli dico ci sono delle poesie che se voi. In cui, che, se voi eh, che fanno pensare che tutto però, vada a finire come sì, deve andare a finire. Andare a finire. E improvvisamente c'è lo schiaffo, io lo chiamo lo schiaffo. Lo schiaffo è il mendacimo, cioè improvvisamente la situazione cambia. Io vado portato fino a un certo punto in un ambiente idilliaco e di colpo questo ambiente sparisce. Mm. Ecco. La doccia fredda, la cosiddetta doccia fredda. Cosiddetta non ci aspettiamo, non non il colpo di scena. Esattamente, il colpo di scena contro cui non si può fare niente. Mm. Non è un colpo di scena che si può in qualche modo. In cui aggiustare dopo. Aggiustare, no. È qualche cosa di, di distruttivo, diciamolo così. L'esecuzione arriva. Eh, L'esecuzione, <ride> esatto. Ecco, allora io, mh, uh, infatti già è emblematico anche Mendacium, posso ingannare tutti anche me stesso. Sì, anche me stesso. Cioè, quando c'è una poesia intitolata Velleitario, colui che pensa di fare delle cose e non è in grado... Non, è, non ha le capacità per poterle fare. Mm. Quando io cerco di fare certe cose e non ci riesco, inganno anche me stesso. Mm. Perché so già in partenza che lì fallirò. È un inganno, un inganno che faccio nei miei confronti. È e se poi ci cioè, riuscissi, che cosa. E delle volte ci si riesce, ma molte volte non ci si riesce sì. e allora uno si praticamente mi sono ingannato perché pensavo di essere capace di fare certe cose e non ci sono riuscito. È un po' quello che si incontra che nella, vita, nella vita lavorativa, negli affetti certe volte. Allora, vogliamo fare entrare proprio nel vivo eh, delle nostre pagine. e eh, sì. Leggere alcune, alcune poesie, qualcuna allora, più non sì. so, emblematica, quella È che emblematica. ti piace di più? Esatto. Allora, le, le prima di leggere le poesie, però, volevo dire una cosa sì. sulla metrica utilizzata. Sì. Alcune poesie sono endecasillabi, altre poesie sono aptasillabi, altre poesie sono versi liberi. Quindi una variegata, un ritmo, un ritmo variegato, una variegata metrica. Poi ci sono invece gli eiku, mm. che poi vedremo dopo. Che non, lo stile giapponese, se non sbaglio. È lo stile esattamente, lo stile giapponese. Che invece sono poesie cortissime. Mm. Tre stro, una strofa per tre versi, sillabe 5, 7, 5. Sembra potete dover giocare al re <ride> Numero, potrebbe, non stiamo dando numeri 5, così a caso. 5, 5 57 e 75. Potrebbe essere utilizzato, per, non ci ho mai pensato di giocare, potrebbe essere interessante questo. <ride> 5, 57 e 75, devo ricordare. 5, 70, vabbè, 57 e 75. Eccola. Ok, allora iniziamo con eh, <coughs> quale poesia? Allora con quella che è la poesia non più strana, ma forse più profonda. Mm. È madre matrigna in cui praticamente è la natura. Madre matrigna è la natura è una poesia strana in cui, perché in questa poesia non ci sono personaggi. Okay. Ma ci sono, soltanto, ci sono soltanto movimenti. Movimento. E dal movimento si capisce che sotto può esserci un personaggio, la leggiamo. poi la interrompo man mano sì. per, per spiegarla. Brezza di maggio, allo stormire di fronde macchie di luce. Questo qui può essere qualunque torrente, fiumiciatolo della, della provincia di Piacenza. Il vento in maggio da noi sono uno dei pochi mesi in cui c'è un filo di vento perché altrimenti c'è sempre nebbia e brutto tempo, altrimenti il sole è caldissimo. E c'è questa brezza che muove le fronde e il movimento delle fronde filtra in modo diverso i raggi del sole. Per cui si vedono come delle macchie di sole sulla superficie. Macchie di luce. Macchie sì. di luce. Su acqua stagnante, cerchi sempre più ampi. Cosa vuol dire? Vuol dire che qui, nell'acqua, che sembra tutto fermo, soltanto la luce che si muove, c'è qualche cosa, qualche cosa che fa dei cerchi concentrici. E qui c'è il primo personaggio che non è detto. Non è esplicitato. Non è esplicitato. Poi qui entra in gioco la seconda fotografia pezzo di fotografia, se vogliamo, fessure gli occhi, rughe sul volto, pronte le forti mani. Qui è un Questo si ipotizza che è un pescatore, ma non è, è un pescatore in cui che viene segnalato per le funzioni che in quel momento gli servono. Cosa gli serve un pescatore in quella situazione? Gli occhi, le mani e le rughe dell'esperienza. Mm. E il lavoro, la, no? la, la, sì, la fatica, no, anche eh, se vogliamo. Sì, ma però le rughe, c'è cioè il fatto che è capace di fare quello il pescatore. E di colpo lui sparisce e compare un altro movimento che è Guizzi d'argento nell'acqua verde. C'è qualcosa che si sta muovendo nell'acqua. È, è un pesce, è stato catturato o non è stato catturato? Qui, se vogliamo, comincia ad esserci la prima domanda. Mm. Ma e la storia finisce qui? No, non finisce qui la storia. Perché tutto questo, in cui si parla dopotutto anche di vita e di morte, avviene in un mondo che si completamente disinteressa, perché un motore lontano, nei campi, arati. Vuol dire che il mondo eh, intorno non, si, non tiene conto di questo problema, di questo dramma che può essere stato vissuto, ma continuano le attività normali. Molto uh, inter posso da interpretare, come dicevi tu. Sì, eh, ma questo qui è da interpretare. Poi eh, posso leggere un'altra? Sì. sì un'altra che mi è venuta in questo momento per spiegare bene il, uh, il concetto di schiaffo. Sì. Il concetto di schiaffo. Allora con calma devo andare. Schiaffo sarebbe quindi sempre quello che uno si aspetta e che poi sì. è, avviene l'opposto di quello che noi. Sì, oppure viene Siamo cosa stati portati ad immaginare. Sì, un attimo. 14. Sì. La mosca. La mosca. La mosca. 13. Sola del caldo afoso sul bianco nudo muro, una mosca si posa, unica mia compagna. È estate, le mosche della nazione. C'è questa parete tutta bianca, io sono a letto, bel tranquillo, mm -hmm. e vedo ogni questa mosca che comincia a spostarsi su questa, e si vede benissimo perché è nera, su questo sfondo bianco. Noia, possiamo definirle noia. Dalle finestre aperte, insieme, negli lente ed un rombo lontano invadono il mio regno. La mia camera da letto, in questo momento, entrano dei rumori, dei suoni da fuori, però sono, non c'è niente di bello, è tutto un rumore, un sottofondo come. Una lampada vecchia, dimenticata, accesa, spande già, spande già la luce sulle lenzuola sudate. Il caldo, è un pomeriggio, si capisce d'estate, io sono anche stanco, sono annoiato. Nessuno presto ascolto a una radio impazzita. Nel caldo, senza voglia, vivo fuori del tempo. Cioè mi sono lì così. Stra, 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 Stravaccato non è bello dirlo, ma... Rilassato. rilassato. Oggi 11 settembre. Lo schiaffo. Lo schiaffo. E l'ambiente. Io disinteressato, tutti noi disinteressati, di colpo cosa compare? La tragedia. La tragedia. È l'11 settembre. L'impreparazione nostra a sentire la radio impazzita. C'è una radio impazzita. Non è impazzita la radio, è impazzito il mondo. Il messaggio che dà anche, no? Sì, quindi non c'è una radio impazzita. Uno sembra una radio impazzita perché blatta la notizie, ma in realtà notizie, il dramma c'è. Ecco, Bene. Questo è un esempio di schiaffo. Allora, a conclusione, perché siamo veramente andati oltre, vogliamo ah. leggere una haiku? Una haiku. Ecco, la differenza degli haiku, a differenza delle poesie, non, non danno emozioni, o meglio, non viene scritto nell'haiku le emozioni dello scrittore, ma lo scrittore deve dare il periodo in cui si svolge l'azione, Azioni molto brevi concitate, non deve dire uh, usare aggettivi qualifi quali qualificativi, ma, perché non deve parlare di qualità, ma deve dare soltanto la descrizione della natura. Sulla base di questa descrizione il lettore si costruisce le sue emozioni, il suo mondo. Ne leggiamo una per tutte? Sì. Quale scegliamo? Il tempo. Il tempo, va bene, il tempo. Frumento e neve, nebbia e zolle spezzate, il tempo tace. Cioè, qui che cosa c'è? C'è il mondo che va avanti, c'è il tempo che continua a girare, un tempo che tace, non ci accorgiamo che, la, che il tempo gira, però il tempo continua a girare. Continua a girare perché continua a susseguirsi. Dalle stagioni. delle stagioni frumento, perché frumento neve, e neve nebbia e nebbia zone spezzate ci sono tutte e quattro le stagioni è vero ci sono tutte e quattro e cioè praticamente in tre righe io dico signori ragionate Beh, eh, lo faremo assolutamente leggendo questa raccolta di poesie Mendacium di Gino Ghioni che è re regalata, se così possiamo dire, da tuo nipotino Edoardo che è stata la molla che ti ha permesso poi di raccogliere le poesie che avevi scritto nel corso del tempo perché, come mi dicevi, tu vieni sempre stimolato da un accadimento familiare, sì. bello, mh, meno bello. bello. Uh, che, ti ha, uh, che ti stimola la scrittura. Grazie davvero, Mendacium di Gino Ghioni. Grazie per essere stato sì. con noi. Grazie a voi per l'invito.